Buonasera amici ed amiche di Rete Veneta e ben ritrovati a questa nuova puntata di Filo Vicenza. In questa settimana stiamo parlando del parcheggio Fogazzaro. Abbiamo lanciato un questionario sulla pagina di Liberi Pensatori, su quella degli amici Rete Veneta, riguardo il miglioramento del parcheggio Fogazzaro e delle sue zone circostanti. Ebbene, chi era Fogazzaro? Fogazzaro è stato un grande scrittore, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, purtroppo non lo vinse mai, e nacque proprio a Vicenza. La cosa curiosa è che dietro il parcheggio Fogazzaro, cioè Corso Fogazzaro, e al civico 111, dove c'è una targa a memoria di ciò, nacque Antonio Fogazzaro. Quindi, insomma, un grande vicentino che merita un luogo di altrettanta grandiosità e rispetto. Ecco perché puntiamo a che il parcheggio Fogazzaro diventi qualcosa di molto migliore rispetto a quello che è oggi. Ecco, non solo questo però. Sara ci racconta un'altra storia e quindi le lascio la parola. Vai! All'interno dell'ex convento di San Biagio a Vicenza troviamo degli affreschi realizzati in epoca barocca da pittori di scuola veneta e scuola bolognese che rappresentano soprattutto scene bibliche, tra cui l'estasi di San Francesco. Sono un'attrazione, potrebbero essere un'attrazione per i turisti per conoscere meglio la città di Vicenza, potrebbero anche essere interesse per tutti gli studiosi appassionati di storia dell'arte che potrebbero analizzare e ripercorrere la storia e la realizzazione di questi affreschi, ma prima di tutto dovrebbero essere consapevolezza di noi cittadini poiché sono patrimonio storico-artistico-culturale italiano e la nostra storia. Grazie Sara, e quindi che dire, alla prossima con Filo Vicenza. Ciao!